Raga, ve lo dico, i life hacks di oggi sono assurdi, non vedo l'ora di farveli vedere, cioè è successo qualcosa di incredibile. Eccolo, eccolo! Io sono barbuto ed ero illuminatissimo, ma non ho la barba. Scusate, ma non ho la barba. Barbuto, sempre piaciuto, il capeone. Benvenuti in questo nuovo episodio dei life hacks 1956 milioni di miliardi episodio. Cioè, questo è l'episodio. Vabbè, avete capito. Siamo a una puntata incredibile. So che vi piacciono un botto i life hacks, a me piace un botto provarli, testarli e farveli vedere. E quindi oggi siamo qui di nuovo con un nuovo episodio. Allora, per partire subito a bomba, faremo subito quello che avrete visto in copertina. Intanto voglio mostrarvi il famoso tavolo da lavoro. È diventato davvero un tavolo da lavoro e non solo per i life hacks, perché mi si era scassato il coso per la GoPro. Mi serviva la GoPro per fare dei video e ho dovuto tipo creare io un aggancio. Ci ho attaccato qualsiasi cosa. E qua ho usato tutti gli attrezzi. Allora, questo life hacks l'avevamo già provato, quello dell'anguria, cambiarle il gusto, no? Però abbiamo provato con una bibita. Cosa potrebbe succedere se anziché una usassimo tre bibite? Ne ho presa una verde che è al, non lo so, una rossa, arancia rossa e una gialla. Limone e pompelmo. Quindi quello che bisogna fare lo sapete già. Per chi invece si è perso l'altro video, ve lo dico. Faremo tre buchi qua sull'anguria e proveremo a, cioè proveremo, infileremo tutte queste tre bottiglie in modo tale che tutto il succo scenda piano piano. Dato che ci vuole qualche ora, inizieremo a farla adesso. Faremo gli altri life hacks e poi vedremo se funziona. L'altra volta abbiamo fatto un casino incredibile, questa è la seconda volta, quindi spero insomma di non far casino. Però lo sappiamo che quando faccio i lifehacks o allago casa o distruggo casa o lo sapete, faccio sempre danni. Eccolo qua, eccolo qua. Allora facciamo dei buchi. Questa sta già uscendo del succo d'anguria. Che buona l'anguria. Ok. Ok, devo allargarlo un pochino. Ok, così è perfetto. Poi invece questi sono più piccoli. Oddio. Ok, abbiamo fatto i nostri tre buchi all'anguria. Pa, pa, pa. Tocca infilarci la roba, quindi. Allora, questa dobbiamo aprire. Ok. Oh mio Dio, cosa sta succedendo? Si fermerà? Sta entrando proprio di botto tutta. Già. Ok. Poi mettiamo gli altri. Poi dovrò trovare una posizione per metterli, cioè, perché questi due non stanno in piedi. Ok, sto allagando casa. Allora, sono riuscito a appoggiare l'anguria. Questo lo rimettiamo dentro. E questo lo rimettiamo dentro. Sto letteralmente allagando tutto. Ok, dato che io così non posso stare, dobbiamo trovare, ok, una soluzione. Andarle a pressare. Ok. Allora, io ora da vicino vorrei far vedere, a parte che sta crollando tutto, ma vorrei far vedere. Oh my god. Che qua letteralmente sta già scendendo un botto, vedete che già si è svuotato un po'. Cioè, vedete proprio lì. Sta scendendo tantissimo. Questo è un po' di meno, ma questa tantissimo. Forse perché quella è inclinata di più. Ok, allora ho riposto l'anguria con le tre bottiglie appoggiate al lavandino in modo tale che nel frattempo che facciamo gli altri life hacks si svuotino. Per il secondo trucchetto, trabocchino, life hacks, chiamatelo come volete, abbiamo bisogno del latte e di un Oreo, ok? E di una cannuccia. Io ora proverò praticamente a gonfiare il marshmallow, la crema che c'è dentro l'Oreo. Ora vi farò vedere come. Ok, siamo qua di nuovo sul nostro tavolo da lavoro. Allora, qua abbiamo il nostro Oreo, qua la nostra cannuccia e qua il nostro bicchiere di latte. Allora, prendete il bicchiere di latte, la cannuccia, succhiate il latte, proprio letteralmente parlando, succhiate il latte, così, cercando di lasciare un po' di latte dentro la cannuccia. Ma vaffanculo! Sto trucco non funziona. Ma dai! Cosa ho sbagliato? Pavolo! Se non faccio danni, non sono io! Ragazzi, io ho visto non so se ho sbagliato qualcosa, ma letteralmente io ho visto i TikTok che soffiando si gonfiava l'Oreo. Qua proprio, cioè, è caduto tutto il latte per terra sul tavolo. Quindi questo life hack non ha funzionato o io ho sbagliato qualcosa. No, sono tutto bagnato. Dopo questo fallimento incredibile, volevo ricordarvi che se siete nuovi iscritti, commentate con hashtag nuovo iscritto perché metterò il cuoricino a tutti, o almeno ci provo, so che siete sempre tantissimi.
però ci provo e io leggo sempre tutti i commenti. E mi raccomando, è uscito tutto il nuovo merch. Questa è solo una maglia delle 3 nuove uscite, delle 3 nuove felpe uscite. Mettimi a fuoco, cliccate nel link in bio oppure nel primo commento, vi porterà al sito con tutto il nuovo merch che sta quasi per finire, quindi affrettatevi. Per questo nuovo trucchetto trabocchino avremo bisogno di un cerotto e di una forbice. Allora, quanti di voi almeno una volta nella vita si sono tagliati il dito e gli scocciava mettere il cerottino, non vedevano l'ora di toglierlo perché è scomodo. Il cerotto è scomodissimo, ok? Io per esempio ogni volta che mi taglio le dita, cioè non volontariamente ovviamente, non metto il cerotto perché è scomodo. Io finalmente ho trovato una soluzione. Vi salverò la vita, ragazzi. Non ci sarà più bisogno di andare al pronto soccorso in ospedale per un taglietto al dito, ma potremo finalmente tornare a usare i nostri cerotti. E ora vi faccio vedere anche come. Barbuto è qua per voi, è per salvarvi la vita. Barbuto è il capeone, è sempre piaciuto. Allora prendiamo il nostro cerotto e facciamo dei tagli con la forbice. Uno qua, uno qua, uno qua e uno qua. Ho sbagliato? Vabbè. Non partite dal centro a fare il taglio, ma tagliatelo in tre punti. Ok, abbiamo tagliato il nostro cerotto. Ora, cosa fare? Tirare via la parte adesiva. Ecco, io ho problemi a fare tutto oggi. Come cavolo? Ah. C'era il pezzo qua, io cercavo di aprirlo in uno strano modo. Allora, prendiamo la parte A e l'attacchiamo qui. Ok? Ok, partiamo da qua. E prendiamo le due estremità da una parte e le incrociamo, quindi così. Ok, tac. Dall'altra parte, idem, tac. Poi prendiamo la parte centrale e la mettiamo normale, ok. Poi prendiamo di nuovo l'altra estremità e la mettiamo anche quella in obliquo, da una parte e dall'altra. Avete il vostro cerotto messo bene, senza che dia fastidio, cioè comodissimo così, vedete? Cioè, i trucchi di Barbuto sono incredibili, comunque. Wow. Quindi questo trucco ha funzionato e tanto che è talmente comodo questo cerotto fa pure un po' fighetto. In realtà no, però è comodo, ok. Lo terrò fino a fine video. Passiamo col prossimo life hack, che questo qua secondo me è uno dei più belli che io abbia mai fatto, perché è di una semplicità incredibile, ma secondo me verrà fuori qualcosa di epico. Oggi proveremo a fare il caffè al cioccolato bianco. Allora, per questo life hack ovviamente abbiamo bisogno di cioccolata bianca. Ho preso addirittura quella con gli Smarties, proprio per farlo ancora più buono. E una macchinetta del caffè con le cialde, oppure semplicemente la moka del caffè. L'importante è che se usate la moka lo fate appena il caffè è uscito, quindi è caldo, bollente. Allora, io per comodità userò la macchinetta del caffè con la mia tazzina dei 7 nani. Non mi ricordo che nano è questo, ah, c'è scritto dentro Eulo. Prendiamo il nostro pezzo di cioccolata bianca e lo appoggiamo sulla tazzina esattamente sotto dove esce il caffè. Quindi il caffè bollente scenderà e scioglierà un po' di cioccolata bianca e di conseguenza la cioccolata bianca andrà nel caffè. Cioè, come vedete, proprio si sta sciogliendo. Ok. La cioccolata bianca è sparita perché è finita dentro proprio nel momento in cui stavo girando la telecamera. A questo punto cosa dovete fare? Assaggiarlo per vedere se ha funzionato. Chef, chef, chef Barbuto, ci siamo. Ragazzi, questa è la scoperta del secolo, il caffè con cioccolato bianco è squisito. Raga, vi giuro, è buonissimo. Ovviamente, Mastro Lindy, che non siete altro. Io sono curioso di vedere se anche voi riuscite a fare i life hacks che faccio io. Voglio vedere se li provate, se assaggerete anche voi il caffè col cioccolato bianco, tutte le robe che faccio. E mi raccomando, provate, ma fatemi vedere cosa vi viene. Non mandatemi solo le foto su Instagram, fatemi vedere tutto il procedimento. Fate i TikTok, mandatemeli, ok? Sono curioso di vederli. Allora, per questo life hacks avremo bisogno del nostro amato Nesquik e di un elastico. Eccoci qua sempre sul nostro tavolo da lavoro. Allora, quando noi prendiamo il nostro Nesquik col cucchiaio, ogni volta ne prendiamo tantissimo e poi per svuotarlo finisce per finire tutto dentro e non riusciamo mai a tipo avere una dose perfetta, no? Con questo life hacks invece sì, perché prenderemo un elastico, lo metteremo in questo modo qua sul nostro Nesquik, prendiamo il nostro cucchiaio di Nesquik e con l'elastico lo dividiamo e qui abbiamo la nostra dose perfetta di Nesquik. Se ne vogliamo ancora di meno, tac, ecco qua. Ve lo faccio vedere meglio se non si fosse capito bene. Cucchiaio di Nesquik, dividiamo, olè, ancora, olè, guarda qua. Quindi questo life hack ha funzionato, ora rimane solo
L'anguria, come vedete, cioè, oggi è il giorno dopo aver iniziato il video, quindi sono passate le 24 ore e vediamo cosa è successo alla nostra anguria. Allora, una bottiglia l'abbiamo persa per strada, però le altre, come vedete, si sono praticamente svuotate all'interno della nostra anguria, quindi ora ci tocca solo aprirla e vedere cosa è successo. Allora, ci siamo. Stavolta vi devo dire è venuto molto meglio rispetto all'altra volta, perché uno, non l'ho bucata completamente, quindi l'anguria ha assorbito tutte le bibite. E infatti se faccio così, ok, non perde. Ora apriamo. Allora, se voi poteste sentire l'odore, direste questa è un'anguria al limone e qualcos'altro, perché vi giuro che l'odore si sente da qua che è cambiato. Cioè non è più anguria. Ora vediamo se è cambiato anche il colore. Ok, 3, 2, 1. Allora, non sa per niente d'anguria. Il colore, cioè non lo so se, I don't know. Allora, si è schiarito un botto, però è comunque sempre rossa l'anguria, cioè non è cambiato nulla. Quindi non so come fanno gli altri a farla colorare. Io continuo a sbagliare qualcosa. Però ora l'assaggiamo e vediamo che gusto ha. Allora, andiamo a tagliare. Ecco, spacchiamo tutto. Ok, andiamo ad assaggiare. Raga, fa letteralmente schifo. Ha cambiato completamente gusto. Sa di cedrata, tipo. Io la odio la cedrata, ma non ci ho messo la cedrata, credo. Comunque non la butterò, la mangio. Ok, quindi anche questo life hack apparentemente non sembrava aver funzionato, in realtà ha funzionato tantissimo. Per questo episodio del life hack trabocchini, trucchetti, di TikTok più visti, è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ogni lunedì, ogni mercoledì, ogni venerdì esce un nuovo video. Ciao belli.